Father, we thank you. 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 Il suo nome è Gesù.
battaglia tu sei il nostro Dio, il nostro Signore e Salvatore. Tu hai vinto per noi la battaglia delle nostre anime, hai vinto per noi sulla croce e ci hai dato vittoria sulla morte, sul peccato, su Satana. Ci hai salvato l'anima. Questa mattina diciamo grazie. Grazie per la tua bontà, grazie per la tua misericordia, grazie per il tuo amore, grazie per tutto ciò che tu hai fatto per noi. Siamo qui dinanzi a te per lodarti, per innalzarti e per sentire da te. Grazie Signore Spirito Santo per la tua potente presenza. Nel nome del Signore Gesù preghiamo e la Chiesa gridi amen. 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 Solo te.
degno della lode. Non c'è alcun altro Dio degno della nostra lode. Alleluia. Do a te insieme tutta la lode. Do a te. Dai lode a Lui dal tuo cuore. Solo te. Dichiara. Siamo in sua presenza, non portiamo montoni, non portiamo agnelli per sacrifici, ma la Bibbia dice che portiamo sacrifici della nostra lode, che sono parole nostre che noi portiamo di lode, di adorazione, di ringraziamento. Non so se questa mattina hai portato sacrifici, ma devi avere sacrifici davanti al Signore questa mattina, da offrire a Lui. Sacrifici di lode e di ringraziamento dal tuo cuore. Offriamo a te, Signore, offriamo a te il sacrificio della nostra lode. Stamattina offriamo a te sacrifici del nostro ringraziamento, sacrifici della nostra adorazione, parole di lode, di ringraziamento per chi tu sei. Degno sei, Signore, grande in battaglia tu sei. Salvatore nostro tu sei, Redentore nostro tu sei, Dio eterno tu sei, Creatore tu sei, Provveditore tu sei, Salvatore. Perdonato i nostri peccati, ci hai mostrato misericordia, eravamo sulla via di perdizione verso l'inferno, ci hai dato un'altra possibilità, Cristo Gesù Signore nostro, Salvatore tu sei. Seu Deus.
fatto per noi. Sei ogni cosa per noi. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei mio Dio. Sou Deus.
Alleluia. Alleluia. Who is like unto thee? Chi è pari a te? Among the gods. Friday. You are glorious in holiness. Sei glorioso in santità. Fearful in praises. Timoroso. You are Jesus. Tu sei Gesù. The Son of the Living God. Figlio del Dio vivente. We ascribe all glory to your name. Diamo tutta la gloria al tuo nome. We ascribe honor to your name. Tutto l'onore al tuo nome. Thank you. Grazie. Thank you. Please lift your two hands with me. Alza le tue due mani con me, per favore. Alleluia. Alleluia. My soul, praise the Lord. 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 Anima mia, te adorerà. Anima mia, te adorerà. Anima mia, te adorerà. Anima mia, te adorerà. Anima mia. May your name be glorified. In our souls, we adore you, Lord. We adore you, Lord. We adore you, Lord. We adore you, Lord. Our soul
worship you. La nostra anima ti adora. Oh, my soul, praise the Lord. My soul. Tu sei risorto e innalzato, Signore. You are the one who has overcome the death and the grave. Sei colui che ha vinto la morte e la tomba. You are the one who has given us eternal hope. Sei colui che ci ha dato la vita eterna. My soul. No!
a second true Lord. Prendi controllo assoluto, Signore. Please. Per favore. Have your way in our midst. Fai la tua volontà in mezzo a noi. May your mighty hand. Che la tua mano potente. Be revealed in our midst. Sia rivelata in mezzo a noi. Holy, save the lost. Salva i persi. Heal the sick. Guarisci i malati. Remove the burdens. Togli i pesi. Give hope to the hopeless. Dai speranza a quelli che sono senza the speranza. Bind up the broken heart, O God. Fascia i cuori spezzati. Restore unto your people the joy of your salvation. Restaura al tuo popolo la gioia della tua salvezza. You are all that we need. Tu sei tutto ciò di cui noi abbiamo bisogno. Thank you. Grazie. Please take your seat, but still close your eyes, please. Per favore sedetevi, ma ancora tenete gli occhi chiusi. The Lord Jesus. Il Signore Gesù. Is here with us. È qui con noi. He love you so much. Ti ama così tanto. He love you so much. Ti ama così tanto. That's why he laid down his life for you. È per questo che lui ha messo giù la sua vita per te. Today. Oggi. He's here. Lui è qui. To love you more. Per amarti di più. Would you love him as he loves you? Tu lo ameresti quanto lui ti ama? Give him all. Dagli tutto. For he has given you his all. Perché lui ti ha dato il suo tutto. È tutto per me. Non ho altro bene per me che adorare di te. Oh, storia. May your mighty hand, che la tua mano potente, touch, possa toccare your people, il tuo popolo. The grace and the mercy, che la grazia e misericordia, in your right hand, nella tua mano destra. I plead by your blood, Lord Jesus. Io m'appello al tuo sangue, Signore Gesù. Release upon your people. Rilascia sul tuo popolo. That your healing virtue. E che la tua virtù guaritrice. That flow from the rippings on your back. E che scorre dalle tue ferite, dalle tue spalle. Release upon your children. Rilascia sui tuoi figli. We thank you. Ti ringraziamo. We thank you. Ti ringraziamo. We thank you. Ti ringraziamo. The light upon the throne in a glory bound. The world's shining. Oh,
great, you are great, you are great. Tu sei grande, sei grande, sei grande. Lord Jesus, you are great, you are great, you are great, you are great. Sei grande, sei grande, sei you are great, and no one can compare with you. Sei grande e nessuno è paragonabile a te. You are great. You are great, you are great, you are great. That's why I worship you. Forever and ever. Persevere. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
worship the King of Glory. Alza le mani e adora il Re. Bless His holy name. Adore the name of our King. There is none like Him. Sei presente. Is there our soul rejoice and give you the best? È lì che la nostra anima gioisce e ti dà il meglio. Is there everything within us? È lì che ogni cosa dentro receive di noi strength riceve forza and to worship you. E per adorarti. Please, per favore, remain with us. Rimani con noi. Remain with us. Rimani con noi. Thank you, Holy Spirit. Grazie Spirito Santo. Let somebody say amen. Qualcuno grida amen. 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 Wow. Hallelujah. Amen. In my life, nella mia vita, nothing give me joy. Nulla mi dà gioia. Than when I stand to worship. Più che quando io sto per adorare. Amen. I know where I come from. Io so da dove vengo. I know. Io so. Me standing in your presence. Io che sono nella vostra presenza. It's a miracle. È un miracolo. Amen. And always when I look back. E sempre quando io guardo dietro, when the Lord has done, ciò che il Signore ha fatto, where He has brought me, dove Lui mi ha portato, it's not to stand to worship Him. I have to get all the dirty in this city and put it here, then I roll myself inside. Non vale che io sto in piedi per adorarlo, ma anzi ho bisogno di tutta la sporcizia in questa città, mettendo qui e io mi rotolo dentro la sporcizia per adorarlo. To express my gratitude to him. Per esprimere la mia gratitudine a Lui. Amen. Please remember this. Per favore, ricordati di questo. The best of you. Il meglio di te. Is man. È uomo. A man. Uomo. You are good. Sei buono. And good. E buono. Like the dust. Come la polvere. Where we come from. Da dove proveniamo. That's why you have to humble yourself before. È per questo che tu ti devi umiliare davanti a Dio. Actually, we are nothing. Attualmente noi siamo nulla. If you want to know who you are. Se vuoi sapere chi sei tu. Go to the place where somebody has died. Vai in un posto dove qualcuno è morto. Hello. Then you know who you are. E allora tu saprai chi sei. Amen. Thank you very much. Grazie tanto. For coming. Di essere venuti. To hear the word of God. Per sentire la parola di Dio. Amen. Please come with me. Per favore venite con me. Wow. Romans chapter 8. Romani capitolo 8. We read it and today that will be our memory verse. Oggi sarà il nostro versetto da memorizzare. Then you close that door for me, Mr. Usher.
soldiers in this house. Bear with us. Amen. Abbiamo dei soldati in questa casa. Amen. 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 Romans chapter 8. Romani capitolo 8. We read it last week. L'abbiamo letto la settimana scorsa. And today, e oggi I want to start with this chapter. Vorrei iniziare con questo capitolo. Verse 18 going. Da versetto 18 in poi. Amen. Amen. Thank you. Grazie. Who is doing the operating work? Is it Elisabetta is there? Matthew. Julia. Where is Miriam? Julia, the Lord bless you. You have received double portion of blessings. Hai ricevuto doppia porzione della benedizione. Amen. You know, I draw them to Reggio. The whole day they were there. And I perceived that this morning I will not see them because I saw their faces there. Sapete, ieri li ho portati a Reggio Emilia tutto il giorno e ho visto la loro faccia e ho immaginato che oggi non ci sarebbero state. Julia, the Lord bless you that you have come. Giulia, il Signore ti benedica che sei venuta. I'm reading from Romans chapter 8. E quindi io leggo da Romani capitolo 8. Verse 18. Da versetto 18. Amen. For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Infatti, io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata al nostro riguardo. For the Christian wait with eager longing for the revealing of the sons of God. Poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio. For the creation was subjected to futility. Perché la creazione è stata sottoposta alla vanità. Not willingly, but because of him who subjected it. Non di sua propria volontà, ma motivo di colui che ve l'ha sottoposta. In hope. Nella speranza. That the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain freedom of the glory of the children of God. Hallelujah. Che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù e della corruzione per entrare nella gloria, nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Mr. Technician, can you reduce the echo a little from my mic, please? Thank you. There's too much echo. C'è troppo equalizzatore. Amen. Praise the Lord. Okay. Verse 22. Versetto 22. Please follow me. Per favore seguitemi. For we know that the whole creation was being growing together in the pains of childbirth until now. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. And not only the creation, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit. Non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito. Growing inwardly as we wait eagerly for adoption as sons. Gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione. The redemption of our bodies. La redenzione del nostro corpo. Amen. Amen. Please watch me. Per favore, guardatemi. This morning, questa mattina, I was listening to the message the Lord gave to us last week.
here. Ascoltavo il messaggio che il Signore ci ha dato qui la settimana scorsa. And the point that actually hit me. E il punto che attualmente mi ha colpito. Is when we read from Genesis chapter 1 verse, is it 19, 20, where he was talking about how God created everything. And he got to verse 26. E leggevamo Genesi capitolo 1 dal versetto 19 dicendo come Dio ha creato tutte le cose. E siamo arrivati al versetto 26. And the Bible says, e la Bibbia dice, when he came to the creation of man, quando è arrivato alla creazione dell'uomo, he invited, ha invitato God the Son, Dio il Figlio, God the Holy Spirit, Dio lo Spirito Santo, and he said, e ha detto, let us make somebody, e che noi facciamo qualcuno, who is like us, che è come noi. When anyone look at that person, e che quando chiunque guarderà quella persona, or that creation, oppure quella creazione, they should see, deve vedere, we, noi, the Trinity, la Trinità. Amen, somebody. Amen. And then, e poi, we come to chapter 2 of Genesis, a capitolo 2 di Genesi, verse 7, versetto 7. Now, ora, everything to create man was ready. Ogni cosa per creare uomo era pronta. And God the Father, e Dio il Padre. This is how I understand it. Questo è come io lo capisco. Set on a throne. Si è seduto al trono. And Jesus, e Gesù, our designer, il nostro disegnatore, took the earth, ha preso la terra, mixed with water, mischiata con l'acqua, and began looking to the image of God the Father, e ha iniziato a guardare l'immagine del Dio il Padre, and designing, e ha disegnato Adam, Adamo, who means man, che vuol dire uomo. Not, he's not talking about male, he's talking about male and what? Female. Qui non riferisce solo all'uomo, ma uomo e la donna, maschio and e femmina. After he has designed, e dopo che ha disegnato man, l'uomo, exactly, esattamente, as the father is, come è il padre, then, e poi, he put himself, ha messo lui stesso, inside the clay, dentro l'argilla, the statue, la statua, that he has formed, che lui ha formato, like God, come Dio, and miracle took place, e ha preso luogo miracolo, the earth, la terra, transformed, si è trasformata, and became flesh, ed è diventata carne, that you can eat and you will not feel any dirty inside. Hallelujah. E che tu la puoi mangiare senza sentire nessuna sporcizia dentro. And Adam, e ad Adamo, received wisdom, ha ricevuto saggezza, able, abile, to name everything God has created, di dare nomi a ogni cosa che Dio ha creato. It was not God, non era Dio, who gave names, che ha dato i nomi to the creation, alla creazione. It was Adam, era Adamo. Call every animal, che ha chiamato ogni animale, by its name, per il suo nome. Every bird, ogni uccello, by its name, per il suo nome. Every fish, ogni pesce, by its name, per il suo nome. Every tree, ogni albero, by its name, per il suo nome. Every flower, ogni fiore, by its name, per il suo nome. The insect, gli insetti, by its name, per i loro nomi. This is showing that, questo mostra che you and me, che tu ed io, is like God, siamo come Dio. That's why, è per questo, when you see from the beginning, quando tu guardi dall'inizio, man progresses every day. L'uomo si è ha fatto progresso ogni giorno. To the point that, fino al punto now che our world, ora il nostro mondo, is like this room, è come questa stanza. There is no space, non c'è più spazio, no distance, nessuna distanza, no barrier, nessuna barriera. Because man received wisdom, perché from God, l'uomo ha ricevuto saggezza da Dio. Hallelujah. And the point
Where I'm bringing your attention to is this. E il punto dove porto la vostra attenzione è questo. The man, l'uomo, who came out of God, che è uscito da Dio, to affect the clay, per influenzare l'argilla, and became a living soul, ed è diventata anima vivente, lost its origin, ha perso la sua origine, and began dying, e ha iniziato a morire. We lost. Abbiamo perso. Contact with our God. Il contatto col nostro Dio. We lost. Abbiamo perso. The power to live forever. La potenza per vivere per sempre. So. Quindi. Adamo. Began dying. Ha iniziato a morire. The very day. Il giorno stesso. God sent him out of the garden. Che Dio lo ha mandato fuori dal giardino. Hello. Ci siamo? So last week I said, la settimana scorsa io ho detto, in a truly speaking, parlando francamente, human being, essere umani, does not die, non moriamo. It is this body, è questo corpo, that dies, che muore, and the one that came from God, e che quello che è venuto da Dio, go somewhere, va da qualche parte. That is the problem we have. Questo è il problema che abbiamo. And you will see that. When a baby is born, e tu vedrai che quando un bambino è nato, fresh, così fresco, and began growing, e incomincia a crescere, transforming, right? A trasformarsi, you reach a certain age, arriva a una certa età, you don't go up, non vai più su, then you are coming down, poi vieni giù. Hello. Ci siamo? But the one inside, ma quello dentro, it's not a baby, non è bambino, and it's not old, e non è vecchio. Remember, ricordati, the one inside of you, quello dentro di te, that makes you to move, che ti fa muovere, and talk, e ti fa parlare, and create, e ti fa creare, and transform, e ti fa trasformare cose, and produce, e produrre. It's not a child, non è bambino, it's not a baby, non è piccolo, it's not old, non è vecchio. Remain the same, rimane lo stesso. As God remain the same, come Dio rimane lo stesso. So your spirit, così tuo spirito, remain the same, rimane lo stesso. But without Christ, ma without Christ, senza Cristo, that thing that is in you, you, quella you, cosa you, che è dentro that di is te, the part of God in you, la parte di Dio in te, without Christ, senza Cristo, when this body, quando questo corpo, cannot contain him any longer, non può più contenerlo, he leaves, lui se ne va, and there are two destinies, e ci sono due destinazioni. Where is our technician? Dov'è il nostro tecnico? The echo is too much, please. Can you l'equalizzatore, puoi abbassarlo? Hallelujah. So last week I said, e quindi la settimana scorsa ho detto, when you leave this body, quando tu lasci questo corpo, your mind, la tua mente, your thinking facultative, am I right? That's how you call it. Il tuo facoltativo di pensare, your desires, il tuo desiderio, your memory, la tua memoria, your feelings, i tuoi sentimenti, your will, la tua volontà, is the same, è la stessa. It means, vuol dire, it's not the body, non è il corpo, that has the mouth, che ha la bocca, to talk, per parlare. It's not the body, non è il corpo, that has eyes to see, ha l'occhio per vedere. It's not the body, non è l'occhio, that has feelings, il corpo che ha i sentimenti. It is the spirit, è lo spirito, with the soul, con l'anima. So when the spirit leaves the body, quindi quando lo spirito lascia l'anima, he goes with this, va con questo, the mind, la mente, the seeing, la vista, the hearing, l'udito, the feeling, i sentimenti, the will, la volontà. Christianity, cristianità, is the only religion. È l'unica religione. Lo metto in questo modo. That explain, che spiega, how man was created, come uomo è stato and creato, how man should live, e come uomo deve all vivere. Other religions, tutte le altre religioni, they can't, non possono, because they don't know, perché non lo sanno. Are we together? Ci siamo? If you want to know a product, se tu vuoi conoscere un prodotto, and use it where, e usarlo bene, where do you go? Dove vai? The manual,
la manuale di istruzione. And who bring the manual? E chi porta il manuale? The inventor of l'inventore di quella cosa. That is God. Questo è Dio. So, quindi, we are saying, diciamo che Jesus Christ, Gesù Cristo, our Savior, il nostro Salvatore, or the Savior of the world, oppure il Salvatore del mondo, is coming back, sta ritornando for you, per te, because this body, perché questo corpo, have to be destroyed, deve essere distrutto, and you have to get another body, e devi avere un altro corpo, able to live in heaven, in grado di vivere in cielo. That body, quel corpo, is that body, è quel corpo, that you will appear before God, e che tu apparirai davanti a Dio, and when he destroys everything, e quando lui distrugge ogni cosa, and create the new world, e crea un nuovo mondo, and the new heaven, e i nuovi cieli, that body, quel corpo, will be the body, sarà il corpo, that your spirit will use, e che il tuo spirito userà, to live, per vivere, with God, con Dio, as you have this body, come tu hai questo corpo, living in this, che vivi in questo mondo. And we said, e abbiamo detto, oh, I said, oppure io ho detto, you, che tu, Jesus came the first time, Gesù è venuto per la prima volta, to save your soul, per salvare la tua anima, that was going to hell, che andava in inferno. Why hell? Perché inferno? Hell because, inferno perché? The spirit does not die, lo spirito non muore. Spirit will live forever, spirito vive per sempre. And God cannot live with disobedience, e Dio non può vivere con disobbedienza. So he prepared a place, e quindi lui ha preparato un posto for all disobedience, per tutti gli disobbedienti. When you die, quando muori, without Christ, senza Cristo, straight to the fire, direttamente in fuoco, and you will not be burned, e non sarai bruciato, because that spirit, perché quello spirito, cannot burn, non può essere bruciato. Like this body will burn and turn to ashes. Come questo corpo sarà bruciato, mutato in cenere. Amen. You will be in the fire. Sarai nel fuoco. Like a stone. Come una pietra. That you put inside fire. E che metti dentro il fuoco. Iron may melt, right? Il ferro può essere sciolto. But stone, ma pietra, can become red, può diventare rosso, or black, oppure nero, it will never melt, non si scioglie. That is the spirit in fire. Questo è lo spirito nel fuoco. So Romans is saying that, quindi Romani dice, Jesus is coming back, Gesù sta tornando, not for the whole world, non per tutto il mondo, but for anyone, ma per chiunque, who has received, chiunque ha ricevuto, the first fruit, il primo frutto, of the spirit, dello spirito. What does it mean? Cosa vuol dire? Anyone, chiunque, who has put his faith, che ha messo faith, la sua fede, in Christ Jesus, in Cristo Gesù, you have been born again. Sei nato di nuovo. In other words, in altre parole, your connection with God, la tua connessione that con were Dio, cut off, che è stata tagliata, has been linked it again. È stata ancora collegata. Your relations with God, la tua relazione that con were Dio, destroyed, che è stata distrutta, has been settled again. È stata sistemata. So, quindi, your soul, la tua anima, now has gone back to its origin. Ora è tornata nella sua origine. Remember, ricordati, he made them with the clay, lui li ha fatti con argilla, and bled into their nostrils, poi ha soffiato nelle loro narici, life, vita, that life, quella vita, has come back, è tornata. And now, e ora, it's not just a living soul, non è soltanto un'anima vivente, but it's a living spirit, ma uno spirito vivente, that has relationship with God, che ha comunioni con Dio. And Romans is saying, e Romani dice, come with me, let's read it again, venite con me, lo leggiamo ancora. He says, dice, hallelujah, I hope somebody is with me. Spero che qualcuno è con me. Let me read verse 22. Fatemi leggere versetto 22. For we know that the whole creation has been growing together in the pains of childbirth until now. Our ladies who have given birth will tell you how sweet it is to
Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione gemme e è in travaglio. Le donne che hanno già partorito ti daranno le notizie di quanto è bello a fare questo. Oh, it's so sweet to bring forth children. Dolce a dare luce ai bambini. Am I right, my sisters? Sorelle, è bello quando partorisce. Oh, nothing is sweeter than it. Oh, nulla è bello che questo. Amen. And it is my prayer. E è la mia preghiera. And I will. I'm doing a law this morning here. I'm sto facendo signing it. Una legge, una regola questa mattina. Ladies, when you are about to give birth, make sure your husband is there. Let him stay there to the end. Donne, quando state per partorire e dare luce ai bambini, assicuratevi che il vostro marito è presente con voi. If even he has traveled, tell the baby, wait for your father. Anche se è in viaggio, dite al bambino, bambino, aspetta il tuo papà. Amen. Ah, they told me a man, he ran away, he could not stand. Ah, ma hanno parlato di un uomo, è scappato, non ha potuto stare. Amen. It's not easy. Non è facile. The Bible says, la Bibbia dice, as my sisters understanding better than we men. Come le mie sorelle lo capiscono meglio di noi uomini. The whole creation, tutta la creazione, is in that pain. È in quel dolore. Why? Perché? Sin. Peccato. Wickedness. Malvagità. Has taken everything. Ha preso ogni cosa. Anytime. Perdonatemi, fratelli miei. Va bene. The Lord have mercy. Il Signore abbia misericordia. Forgive me. Perdonatemi. I was to watch you because it has happened the first time. It will not happen again. Non succede più. And I know that soon and very soon you will speak more Italian than me. So. Io so che presto e molto presto parlerete italiano meglio di me. The wickedness. La malvagità. Anytime I watch documentary. Ogni volta che io guardo i documentari. And I see a lion. Io vedo un leone. Chasing another beast like it. E che rincorre un altro animale come Because un altro animale. The lion is stronger than that one. Perché il leone è più forte di quell'animale. And when they change their play, is that the glory? E quando rincorrono la loro preda, they jump on it, saltano sopra and they quell'animale hook the throat here. E lo prendono per la gola qui. Oh, something began moving in me. E qualcosa si muove dentro I di feel me. Pain. E io sento dolore. And you know all that I say. E sapete tutto quello che dico? Sin. Il peccato. No animal should eat another animal. It things is right. Nessun animale doveva mangiare un altro animale, ma mangiare le cose che sono giuste. We should eat them. It was commanded by God. Amen. That era is un our comando food. Da Amen. Dio. But when you see all these things, ma quando tu vedi tutte queste cose, the deer is crying. Il cervo piange. Amen. The fishes are crying. I pesci piangono. The plant. Le piante. When we share innocent blood, quando spargiamo il sangue innocente, the Bible says, la Bibbia dice, the earth itself. La terra stessa is crying sta piangendo because of the sin, per via del peccato, the wickedness, malvagità, the murdering, gli assassini. Amy somebody. All these things is happening. Tutte queste cose succedono. And the Bible says. E la Bibbia dice. The creation is crying. La creazione piange. Because God has ordained a day. Perché Dio ha consacrato un giorno. Remember this, brethren. Ricordatevi di questo, fratelli. God has ordained a day. Dio ha consacrato un giorno. For their liberation. Per la loro liberazione. The air.
l'aria will be clean. Sarà pulita. The earth, la terra, will be free. Sarà liberata. The animals, gli animali, the trees, gli alberi, the waters, le acque, the seas, il mare, will be free. Saranno liberati. On that day, in quel giorno. And what is that day? E qual è quel giorno? How important you are. Quanto siete importanti. You who believe in Jesus. Voi che credete in Gesù. He says, let me read it for you again. Dice, ve lo leggo ancora. Hallelujah. Verse number 23. Versetto numero 23. And he says. E dice. No, no, let me go back to 21. Fatemi tornare al versetto 21. That the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain freedom of the glory of the children of God. Nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. The Bible says, la Bibbia dice, all the creation, tutta la creazione, are slave, è schiava, to corruption, alla corruzione. That's why we hear, è per questo che noi sentiamo, abuse of children, abusi sui bambini, abuse of women, abusi sulle donne, killing them, uccidendo loro, abuse of human beings, abusi sui esseri umani, because he has money, perché lui ha soldi, and is poor, e lui è povero. Amen, somebody. Amen. Many, many things. Tante, tante cose. Happening because the sin of man in the Garden of Eden. Tutte queste cose, tante cose succedono perché il peccato dell'uomo in Giardino di Eden. Gave the freedom. Ha dato libertà. Of man. Agli uomini. Of creation. Alla creazione. To evil master. Al maestro del malvagità, who calls Satan, si chiama Satan, and he has given us, e lui ci ha dato his corruption, la sua corruzione, he has taken everything, ha preso tutto, to be his slave, per essere il suo schiavo. A day is coming, ci sarà un giorno, and I pray that it comes even now, e io prego che quel giorno possa venire anche adesso, so that we can have freedom, così che noi possiamo avere libertà. And he said that day will come, e dice che quel giorno verrà, when the children of God, quando i figli di Dio, will be glorified, saranno glorificati. Hallelujah. When we, quando noi, believe in Jesus Christ, che crediamo in Gesù Cristo, shall be glorified. Saremo glorificati. On that day, in quel giorno, when the glorification take place, quando prenderà luogo la glorificazione, freedom, libertà, will come to all creation. Verrà a tutta la creazione. And that's what the Bible says. È per questo che la Bibbia dice. You are the light of the world. Voi siete la luce del mondo. You are the salt of the world. Siete il sale del mondo. Do not lose. Non perdete your flavor, il vostro sapore, your light, la vostra luce. Because when you get freedom, perché quando avrete la libertà, and you are glorified, e siete glorificati, everything also will be free. Ogni cosa sarà liberata. Hallelujah. And let's see how it will take place. E amen. Guardiamo come succederà. Verse 20. 3. Versetto 23. And not only the creation, but we ourselves who have the first fruit of the Spirit, growing inwardly as we wait eagerly for adoption as sons. Non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Amen. Amen. The redemption of our bodies. La redenzione del nostro corpo. I said what? Cosa ho detto? The redemption of what? La redenzione del nostro can corpo. Can you say it as you mean it? The redemption of what? Again, the redemption of what? Potete dirlo? La redenzione del nostro corpo. Say it this way. Dillo, ditelo in questo modo. The redemption of my body. La redenzione del mio corpo.
will bring freedom. Porterà libertà. All creation. A tutta la creazione. First Thessalonians chapter 4. Let's see how this will take place. Primo Tessalonicesi capitolo 4. Vediamo come succederà questo. Wow. Soon and very soon we are going to see the Lord. And soon and very soon we are going to see the Lord. And soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the Lord. Presto e molto presto, noi vedremo presto, il Re. Presto, molto presto, noi vediamo. Amen. Amen. My Italiano is mixed with tongues, so please. Amen. Can you interpret it? Presto e molto presto, noi vedremo il Re. Presto e molto presto, noi vedremo il nostro Signore. Alleluia, alleluia. Amen. Noi vedremo il Signore. I read from verse 13, 1 Thessalonians chapter 4. Io leggo da versetto 13, da Primo Tessalonicesi capitolo 4. Apostle Paul, Apostolo Paolo, has told us, ci ha detto, how our body will be redeemed. Di come il nostro corpo sarà redento. In other words, in altre parole, can it be, può essere, that God made this body, che Dio ha fatto questo corpo, in a way that it should not die, in modo che non deve morire, and because of sin, e per via del peccato, the body he made to live forever, il corpo che lui ha fatto per vivere per sempre, has been contaminated, è stato contaminato, poison entered into the body, veleno è entrato nel corpo, and is dying, e sta morendo. So he has brought a medicine, e allora lui ha portato la medicina, to cure the body, per curare il corpo, and this time, e questa volta, it's not the body made with earth, non è il corpo fatto con terra, a body, corpo, created, creato, after, secondo, the image, l'immagine, and true likeness, e vera somiglianza, of Jesus Christ, di Gesù Cristo. Amen. I read. Leggo. Let me read. Fatemelo leggere. But we do not want you to be uninformed, brothers. Fratelli, noi non vogliamo che siate nell'ignoranza about those who are asleep, riguardo a quelli che dormono, that we may not grieve as others do who have no hope, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Watch me here. Guardatemi qui. The Bible is saying, la Bibbia dice, as long as you put your faith in Christ, benché tu metti la tua fede in Cristo, if you die, se muori, to God, per Dio, according to the plans of God, secondo i piani di Dio, according to the election of God, secondo le elezioni di Dio, you have not died, tu non sei morto, you are sleeping, ma stai dormendo. When a Christian dies, quando un cristiano muore, he has not died. Non è morto. He is sleeping. Sta dormendo. That is what the Bible is saying. Così chi dice la Bibbia. And who is a Christian? E chi è cristiano? A Christian. Cristiano. Is anyone? E chiunque. Who have said? Che. Who have said this? Che ha detto. Jesus. Gesù. Come into my life. Vieni nella mia vita. I believe you. Credo in te. Come and live in me. Vieni a vivere in me. I repent from my sin. Mi ravvedo dai miei peccati. From today. Da oggi. Write my name in your book of life. Scrivi il mio nome nel tuo registro di vita. And live according to the word of God. E poi la persona vive secondo la parola. Serving di Dio, the Lord. Che serve il Signore. In spirit. In spirito. And in truth. E in verità. Such a person. Una persona così. If you die. Se muore. We call it death. Noi chiamiamo morte. But the Bible call it, ma la Bibbia lo chiama sleeping. Che sta dormendo. Why? Perché? A day is coming. Ci sarà un giorno. Your Lord. Il tuo Signore. Wake you up. Ti
sveglierà. So Paul is saying, dunque Paolo dice, when a Christian dies, quando muore un cristiano, we do not cry, noi non piangiamo, as if we don't have hope, come se non avessimo speranza. Because those who cry, perché quelli che piangono, and cry, e piangono, and become depressed, e diventano depressi, because they have lost loved ones, perché hanno perso i loro amati, they don't have hope, loro non hanno speranza. We cry, noi piangiamo, because separation is very painful, perché separazione è molto dolorosa. But we know, ma sappiamo, we know, sappiamo, the day is coming, che ci sarà un giorno, oh, oh, we will meet again, ci rivedremo, not in fire, non in fuoco, but with God, ma con Dio, and we shall sing together, e canteremo insieme. Alleluia, 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 alleluia. We are going to see the Lord. Vedremo il Signore. Verse number 14. Versetto 14. For since we believe that Jesus died and rose again, even so, through Jesus, God will bring with him those who have fallen asleep. Hallelujah. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà quelli con lui, scusatemi, ricondurrà con lui quelli che sono addormentati. What is the meaning of condurrà? Lead. He will lead those who are falling asleep. Yes. Read it again, because I want to get Italian word. In italiano dice, infatti, mm-hmm, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, mm-hmm, crediamo pure che Dio, mm-hmm, per mezzo di Gesù, mm-hmm, ricondurrà con lui quelli che si sono addormentati. Amen. Maybe I don't understand Italiano very well, but it seems that their translation doesn't sound well for me. Let me explain to you. Fatemelo spiegare a voi. Last week we read it. La settimana scorsa l'abbiamo letto. From the book of Luke 16, am I right? Da libro di Luca 16. Verse 19. Versetto 19. Going. In avanti. Jesus told us a story. Gesù ci ha raccontato una storia. And this is not a mere story. E questa non è una storia mera. He mentioned a name. Lui ha pronunciato un nome. And as one of the fathers of the faith was preaching one day about this subject, and he said, e come uno dei padri della fede predicava un giorno in riguardo a questo titolo, e lui ha detto, maybe when Jesus was telling this story, forse quando Gesù raccontava questa storia, some of the family members of this rich man was there, so he didn't want to mention the name, but saying Lazarus, they know whom he was talking about. Forse alcuni dei membri della famiglia di questo uomo ricco erano presenti, quindi non ha pronunciato il suo nome, ma dicendo al Lazzaro, loro hanno capito di cosa riferiva. Are we together? Ci siamo? So it was a true story. Quindi era una vera storia. And the Bible says, e la Bibbia dice, when you die as a child of God, quando tu muori come figlio di Dio, your spirit, tuo spirito, goes to the Lord, va dal Signore. Amen. Meaning, vuol dire, there is a proper place, c'è un posto appropriato, that have been prepared, che è stato preparato, for all the souls that has died in Christ, per tutte le anime che sono morte in Cristo. It's not a place that Jesus is going to prepare for us all. Non è un posto che Gesù va a preparare per noi. Hello, ci siamo? Can I dwell here a little? Listen to posso me. Dimorare, fermarmi qui un po'? Heaven, il cielo, is not like this room. Non è come questa stanza. Heaven, cielo, is a country. È un paese. Hello? Ci siamo? Having the capital, avendo la capitale, called Jerusalem, chiamata Gerusalemme, and other places, e altri posti.
The angels in heaven, gli angeli in cielo, are more than the population of this world. Sono più che la popolazione di questo mondo. Bible call it uncountable. La Bibbia li chiama innumerevoli. Do you think they live in like a SID that they have packed? No. Voi pensate che loro sono ammucchiati come le sardine in una scatola? No. So the Christians, e quindi i cristiani, who have died, che sono morti, they are in a place, sono in un posto, very nice, prepared for them, preparato bello per and loro. When Jesus is coming back the second time, e quando Gesù torna per la seconda volta, those ones, quelli, will come with Jesus, verranno con Gesù. Bible is sweet. La Bibbia è dolce. They are now, ora, their spirit, loro spirito, with their soul, con la loro anima, are with the Lord, sono con il Signore, in a place, in un posto. When Jesus is coming back, quando Gesù ritorna, they come with him, loro vengono con lui. That is what he's trying to say. È così che sta cercando di dire. Amen. Okay. Bene. Verse 15. Versetto 15. Let me take my time to explain to you. So that fatemi Bible, prendere il mio tempo per spiegarlo a voi. When you read Bible, quando leggete la Bibbia, go verse by verse. Andate con un versetto dopo l'altro and versetto. E fatevi delle domande. Verse 15. Versetto 15. For this we declare to you by a word from the Lord. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore. That we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. Che? For the Lord himself will descend from heaven with the cry of a command, with the voice of an archangel, with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. E che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo, e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Watch me. Guardatemi. He says, dice, when the trumpet sound, quando suonerà la tromba, I don't know if you have gone to a place where a king is going to war. Non so se siete mai stati in un posto dove un re sta andando in guerra. Hello. We have a trumpet. Cioè, abbiamo una tromba. Most of it are not the this and they are the horn. Hallelujah. Tante di queste trombe sono fatte di corno. When you hear that sound, quando tu senti quel suono, then you know, allora saprai, that the king, che il re, is calling record, sta chiamando una parata, his amen, il suo esercito, it is time to go somewhere, è ora di andare da qualche parte. So Jesus, quindi Gesù, is waiting for that sound, sta aspettando quel suono, and God the Father, e Dio il Padre, is the one who give that command, è colui che darà quel comando. An archangel, un arcangelo, will blow that trumpet, suonerà quella tromba, and when he blow that trumpet, e quando suonerà quella tromba, and shout, e urlerà, griderà, time has come, è giunto il tempo, the fruit of the cross, e che il frutto della croce must appear, deve apparire before, davanti the throne, al trono of the majesty, del maestà, and Jesus, and Jesus, e Gesù will come, verrà with our brothers, con i nostri fratelli, and sisters, e sorelle, our wives, e le nostre mogli, our husbands, i nostri mariti, our fathers, i nostri padri, our children, i nostri figli, who have died in che Christ, sono morti in Cristo, and their spirit, e il loro spirito, will go speed, andrà velocemente, that nothing can measure the speed that they are going. E niente può misurare quella velocità. The Bible says, la Bibbia dice, as twinkling of eye, in un battito della ciglia, anywhere that body was buried, dovunque quel corpo è sepolto.
That's why we sing this song. There's gonna be a great awakening. È per questo che noi cantiamo questo canto, che ci sarà un grande risveglio. There's gonna be a great revival in grande risveglio in quel giorno. There's gonna be a great awakening. Ci sarà grande risveglio. For everyone. Perché chiunque who call on Jesus chiamerà Gesù will be saved. Sarà salvato. A strinking of eye, in un battito della ciglia, anywhere that person was buried, dovunque quel corpo è sepolto, whether he was burned, o che è bruciato, or swallowed by any animal, inghiottito da qualche animale, or taken by a river, o portato via da un fiume, or under a foundation, o sotto una fondamenta, irrespective of where that person was buried, non importa dove la persona è stata the sepolta, the power of the resurrection, la potenza della risurrezione, of Jesus Christ, di Gesù Cristo, will enter there, entrerà di là, and bring that soul out, e porterà fuori quell'anima, so that the spirit, così che lo spirito, will enter into the body. Entrerà nel corpo. Oh, sì. On that day, in quel giorno. On that day, in quel giorno. Oh, what will happen on earth? Ciò che succederà sulla terra. No man has idea of it. Nessun uomo ha idea di quello. Can you imagine? Potete immaginare? The whole world. Tutto il mondo. The whole world. Tutto il mondo. Millions of people have died. Milioni di persone sono morte. That they were Christians. Che erano cristiani. In this country. In questo paese. Millions of our brethren have killed. Milioni dei nostri fratelli sono stati uccisi. Some were burned. Alcuni furono bruciati. Eaten alive by animals. Mangiati vivi da animali. But God knows where to find their body. Ma Dio sa dove trovare il loro corpo. Oh yeah. Sì. He knows. Lui sa. As in the book of Ezekiel. Come nel libro di Ezechiele. Chapter 37. Capitolo 37. The Bible says. La Bibbia dice. The prophet was sent into a valley. Il profeta era nella valle. That were having full of bones. E che c'erano tante ossa. Dry. Secche. Head is here. Testa è qui. A feet is here. Piede qui. There is a big valley. C'è una grande valle. That is full of bones. Che è piena di ossa. When the Lord gave the command. Quando il Signore ha dato il comando. Every bone. Ogni osso. Found its proper place. Ha trovato il suo posto appropriato. And formed the rightful person. E ha formato la persona giusta. And there were no mistake. E non c'era nessun sbaglio. That is the power of God. Quella è la potenza di Dio. This is the power of God. Questa è la potenza di Dio. So don't worry. Dunque non ti preoccupare. Amen. Amen. Like it happened to one of my sisters. Come è successo a una delle mie sorelle. She died in the Lord. È morta nel Signore. And they burned her body. E hanno bruciato il suo corpo. And they took part of the ashes. E hanno preso una parte della cenere. And traveled to another country. E portandola in un altro paese. But don't worry. Ma non ti preoccupare. Quando arriva quel giorno. Wherever the body is. Dovunque c'è il corpo. It will come back to life. Ritornerà in vita. And the Bible says. E la Bibbia dice. The same body. Lo stesso corpo. That Jesus had. Che Gesù ha. And came with them from heaven. È venuto dal cielo. They will have the same body. Loro avranno lo stesso corpo. This is the victory we are talking about. Questa è la vittoria di cui parliamo. This is the reason why. Questo è il motivo per we cui serve the Lord Jesus. Serviamo il Signore Gesù. Because your body. Perché il tuo corpo. Have to be saved. Deve essere salvato. And the only one. E l'unico. Who can save this body. Può salvare questo corpo. Is the one. È colui. Who was hung on the tree. È stato appeso sull'albero. And killed. E ucciso. And buried. E sepolto. And on the third day. E nel terzo giorno. Rose from the dead. And ascended to heaven. E è salito in cielo. His name is Jesus. Il suo nome è Gesù. Jesus. Gesù. Amen. Amen. Glory. Gloria. Glory. Gloria. Ah, so Christianity. E quindi cristianità. If you are called a Christian. Se tu sei chiamato cristiano. Brother. Fratello. Rejoice. Gioisci.
Sister, sorella, don't throw it away. Non ti arrendere. No one, nessuno, can save you. Può salvarti. Because, perché? No Jesus, no life. Se non c'è Gesù, non c'è vita. Amen. And the Bible says, versetto 17. When the dead in Christ has come out, quando i morti in Cristo sono venuti fuori, then we who are alive, poi noi che siamo vivi, who are left, che siamo rimasti, will be caught up together, saremo rapiti insieme, with them, insieme a loro, and to meet the Lord, e per incontrare il Signore, in the air, in aria, and so we will always, e così sempre, be with the Lord, saremo con il Signore. And he added, e poi aggiunge, therefore, dunque, encourage one another with those words. Consolatevi gli uni gli altri con queste parole. Hallelujah. As we are sitting down here, mentre noi ci sediamo qui, if the trumpet sound, se dovesse suonare la tromba, you know, God is so wise. Sapete, Dio è così saggio. And Daniel, God is anziano so wise. Daniel, Dio è così saggio. When he came the first time, Jesus, quando è venuto per la prima volta, the Gesù, sinners were touching him. I peccatori lo toccavano. The pagans were touching him. I pagani lo toccavano. A woman with an issue of blood were touching him. La donna con il problema del sangue la toccava. Adulterous woman, they wanted to stone him, came and he got mercy. La donna adultera che volevano lapidarla è venuta e ha avuto misericordia. Now he says, ora lui dice, I have died for you. Io sono morto per voi. I have rose for you. Sono risorto per voi. I have given you the Holy Spirit. Vi ho dato lo Spirito Santo. Now, ora, my second time, la mia seconda volta, if indeed, se davvero, Ed Alphonse, anziano Alfonso, you are for me, sei per me, then the trumpet is calling you e home. Allora la tromba ti chiama a casa. Come here, meet me there. Vienimi a incontrare in aria. No livi livi, no lavarava, no bribe, no partiality here. Nessun imbroglio, nessuna ingannatura, nessuna bustarella qui. God is not a partial God. Dio non è un Dio parziale. That's why he says encourage every one of us. E per questo lui dice incoraggiatevi gli uni gli altri. Serve the Lord in holiness. Servite il Signore in santità. Serve the Lord in spirit. Servite il Signore in spirito. Serve the Lord with all your heart. Servite il Signore con tutto il vostro. Serve the Lord with all your mind. Servite il Signore con tutta because la vostra forza. Because your faithfulness, perché la vostra fedeltà, will give you a reward. Vi darà premio. When the trumpet sound, quando suonerà la tromba, as twinkling of eye, in un battito della ciglia, the Bible says, la Bibbia dice, the immortal, l'immortale. Oh, hallelujah. 1 Corinthians 15, come with me. Primo Corinzi 15, venite con me. Let me finish with this one, then we go home today. Fatemi finire con questo, poi 1 Corinthians 15, 49. Primo Corinzi 15, 49. Amen. Amen. Are we together? Ci siamo? Oh, there is a Redeemer, Jesus, Son, God, O Son, precious Lamb of God, Messiah, the Holy One. Thank you, my Father, for giving us your Son. And even your Spirit, your ways on earth is done. Hallelujah. Verse 50. I said 49, right? Amen. Okay. Verse 49. He says, just as we have bear the image of the man of dust, we shall also bear the image of the man of heaven. Hallelujah!
Quindi 1 Corinzi capitolo 15 versetto 49 dice: e come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così porteremo anche l'immagine del celeste. Hello. Ci siamo? Thank you, oh my Father. Grazie mio Padre. Forgiving us your son. Per averci dato il tuo figlio. And even your spirit, anche the west on earth is done. Jesus, Gesù, came, è venuto into this world, in questo mondo, not with the body of the heavens. Non con il corpo del cielo. Because the Bible says, perché la Bibbia dice, he has to identify with our sin. Doveva identificarsi con il nostro so peccato. He came with a corrupted body. Quindi è venuto con il corpo corruttibile. So, quindi, that's why we call him, e per questo lo chiamiamo our brother, il nostro fratello. Amen. If you go to heaven today, se tu vai in cielo oggi, before the throne of God, davanti al trono di Dio, Jesus is different from all the creatures that is there. Gesù è diverso da tutta la creatura, tutte le creature di là. The angels, gli angeli, don't look like him. Non l'assomigliano. Amen. Amen. You know why? Sapete perché? We call him. Lo chiamiamo. The man Jesus. L'uomo Gesù. He bear the same as we are. Lui porta la stessa come siamo noi. So the Bible says. Quindi la Bibbia dice. The body of Adam. Che il corpo di Adamo. That is the first man. Che è il primo uomo. Is this one that you have. È questo che voi avete. It started one day. Ha iniziato in un giorno. In your mother's womb. Nel grembo di tua madre. And will end one day. E finirà in un giorno. In a tomb. Nella tomba. And it will decay, e right? Sarà decomposito. And turn to another thing. Muterà in un'altra cosa. Say the same way. Dice che nella stessa cosa. There is a man from heaven. C'è un uomo dal cielo. That is Jesus Christ. Che è Gesù Cristo. He has a heavenly body. Lui ha un corpo celeste. And you have to get that body. E devi avere quel corpo. Able to live in heaven. In grado di vivere in cielo. With God. Con Dio. Without problem. Senza problemi. Because with this body. Perché con questo corpo. If you see God. Se vedi Dio. You will die. Muori. Close here because I don't want to take you much of your time. We fatemi go on finire time. Qui. Verse 50. Versetto 50. I tell you this, brothers, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Ora dico questo, fratelli, che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio. Nor does the perishable inherit the imperishable. Né i corpi che si decompongono possono ereditare incorruttibilità. Behold, I told you, I tell you a mystery. We shall not all asleep, but we shall all be changed. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti moremmo, ma tutti saremo trasformati. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, the trumpet will sound, and the dead will rise imperishable. In Hallelujah. Un momento, in un battere d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà, e i morti risusciteranno incorruttibili, e noi saremo trasformati. And we shall be changed. E noi saremo trasformati. For this perishable body must put on imperishable. Infatti bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità. And this mortal body must put on immortality. E che questo mortale rivesta immortalità. Stand with me with your Bible. State con me con la vostra Bibbia. In piedi. Please, verse 54. Per favore, versetto 54 and 55. E 55. Please read it as a victorious child of God.
Per favore, leggilo come il figlio vittorioso di Dio. Can I get a microphone because I want to hear their voice when I go home and watch this clip? Amen. Amen. Or you turn one microphone towards the congregation. Turn one. Gira un microfono verso la congregazione perché vorrei sentire la voce quando andrò a casa. Ok, così. Ok. Amen. And put it on. Thank you. It's on. It's okay. I think that one. Okay. Amen. Because I want to hear your voice. Perché vorrei sentire la vostra voce. The Bible, la Bibbia, explains itself. Si spiega. If you want to know and know the Lord, you know him. Se tu vuoi conoscere il Signore e conoscerlo, lo conoscerà. We are reading. Ready, go. Pronti via. When the perishable put on the imperishable and mortal put on immortality, then shall come to pass the saying that is written, dead is swallowed up in victory. Oh, dead, where is your victory? Oh, dead, where is your sting? Verse 56. The stink of dead is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God who gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Praise God. Per favore sedetevi. Amen. Who went to the tomb of Jesus Christ first when he was crucified and buried? Chi è andato nella tomba di Gesù Cristo prima, quando è stato ucciso e sepolto? Mary Magdalene, right? Maria Maddalena. When he got inside the tomb, quando lui è entrato dentro la tomba, did he find a body there? Ha trovato un corpo di là? Hello? That's why she was pleading with the angel. He thought he was a guy. He said, priest, where you are putting the body? Can you help me? I want to go and pick my Lord. He wanted to stay with the Lord. The Lord blessed Mary Magdalene. È per questo che lei supplicava all'angelo dicendo, per favore, dove hai messo il corpo del mio Signore? Voleva essere con il Signore, che il Signore possa benedire Maria Maddalena. He rose from the dead. È risorto dalla morte. The old body was not there. Il vecchio corpo non c'era. To this day, fino ad ora, no one has come out and say, nessuno è uscito per dire, we have found some part of Jesus Christ in the tomb or somewhere. Trovato, have you heard it before? Di Gesù Cristo nella tomba o da qualche parte? We heard of Pharaoh, am I right? Abbiamo sentito di Faraone. The Bible is saying, la Bibbia dice, there is what is called immortality. C'è ciò che si chiama immortalità. Imperishable. Incorruttibile. When it touches you, quando ti tocca, this body remains the same. Questo corpo rimane lo stesso. But decay. Ma decomposizione. Perishable. Corruttibilità. Corruption. Corruzione. Has been taken away. È stata portata via. And you become a living. E tu diventi viventi. A day is coming. Ci sarà un giorno. This is going to happen. Questo succederà. It is my prayer. È la mia preghiera. That you will be part of it. E che tu sarai parte. That's why I sang a song last week. È per questo che io ho cantato un canto la settimana scorsa. When the saints go marching. Oh, quando i santi. Oh, when the saints go marching. Marceranno dentro. Oh Lord, I want, Signore, vorrei, to be in the number, essere nel numero. Oh, when the saints go marching, o quando i santi andranno marciando dentro. The songwriter is saying, il cantautore dice, when that day take place, quando succederà quel giorno, I want to be in that number. Io voglio essere in quel numero. I don't know the number you want to be. Non voglio il numero che vuoi essere. As you see the team. Mentre tu vedi le squadre, Juventus, everyone on the park has a number, right? Ognuno sul parco ha il numero. That is how it is. È così che è. Is your name included in the team? È il tuo nome incluso? Or you are not yet born again? Oppure non sei ancora nato di nuovo? Today, oggi, he want to give birth to you.
vuole farti nascere. You don't need to pay anything. Non devi pagare niente. All that you need to do, tutto ciò che devi fare, is to open your heart, è di aprire il tuo cuore, and call him. E chiamarlo. Lord Jesus, Signore Gesù, me too. Anch'io. Add me to the number. Aggiungimi al numero. That you have in your book. E che tu hai nel tuo libro. I believe in you. Io credo in te. I want to go with you. Voglio andare con te. I want to become immortal as you are. Voglio diventare immortale come sei. Please stand your feet with me. Per favore, state in piedi con me. Stand your feet with me. State in piedi con me. Hallelujah. If you want to give your life to him, se vuoi dare la tua vita a lui, please let's close our eyes and lift our two hands unto him. Per favore, chiudiamo i nostri occhi e alziamo le due mani a lui. Including my brothers and sisters on Facebook and on Zoom. Includendo i miei fratelli e sorelle su Facebook e sullo Zoom. Lift your two hands with me, please. Alzate le due mani con me, per favore. And say this after me. E dite questo dopo di me. Father in heaven. Padre nei cieli, today, oggi, I have heard your word, ho sentito la tua parola, and I believe, e io credo, your word, la tua parola, that Jesus, che Gesù, died, è morto, and he was buried, ed è sepolto, and rose from the dead, è risorto dalla morte. I believe, io credo, that same Jesus, che stesso Gesù, will come back, ritornerà. And take us home. E ci porterà a casa. Today. Oggi. Today. Oggi. I repent. Io mi ravvedo. From my sins. Dai miei peccati. And I welcome Jesus. E do benvenuto a Gesù. Into my heart. Nel mio cuore. Please. Per favore. Wash me. Lavami. With your blood. Con il tuo sangue. And send your Holy Spirit. E manda il tuo Spirito Santo. To come and live in me. Di venire a vivere in me. Today. Oggi. Write my name. Scrivi il mio nome. In your book of life. Nel tuo libro di vita. The rest of my life. Nel resto della mia vita. I will serve you. Ti servirò. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. If you have prayed this prayer. Se hai fatto questa preghiera. Know and understand. Capisci e comprendi. That God has saved you. Che Dio ti ha salvato. He has forgiven all your sins. Ha perdonato tutti i tuoi peccati. Start worshiping the Lord. Inizi ad adorare il Signore. Hallelujah. Father, I pray for your children. Padre, io prego per i tuoi figli. As we have renewed our vow with you. Mentre abbiamo rinnovato il nostro voto. Release con te, your strength. Rilascia la tua forza. The joy of your salvation. La gioia della tua salvezza. The anointing of your salvation. L'unzione della tua salvezza. Upon your children. Sui tuoi figli. And heal every disease. E guarisci ogni malattia. As you spoke to us this morning. Come ci hai parlato questa mattina. And help us to live for you. E aiutaci a vivere per te. May the Lord bless you. Il Signore vi benedica. And may he honor you. E chi vi onora. As you have honored his word. Come avete onorato la sua parola. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Oh, a clap of hands to the Lord. Amen. We said we will take two offerings. One is for our sister who lost the father. Abbiamo detto che prenderemo due offerte, una per la nostra sorella che ha perso il padre. Today no envelope. Oggi don't give anyone envelope. Non usiamo le buste, niente busta. Amen. So the first offering is unto the Lord. Quindi la prima offerta al Signore. And second one is for our sister. E la seconda è per la nostra sorella. Mariti.
to worship the Lord. Quanto è bello adorare il Signore. Amen. Get me a sanctified microphone. Please, two. Quick. Two microphones. Due microfoni. Sanctify. Quick. Sanificato, no? Quick, two. I say two. Remove the cover, if possible. Thank you. Thank you. You do a good job. Okay. Then you give one to my big brother there. Poi dato please, we want to know your name. Fratello, I vogliamo, want to my vogliamo conoscere il tuo nome. We want to know your name. Ah. Put your hands together for the Lord. Un applauso al Signore. Io mi chiamo Douglas. Douglas from where? Ecuador. Oh, put your hands together for him. Amen. And my sister. Poi la mia sorella, come ti chiami e da dove vieni? Non hai capito il tuo nome? Divisai. Hallelujah. Where is Pastor Rich? Dove è il pastore Rich? Please, my handsome brother and my beautiful sister. Please, you see the pastor there. Vedete il pastore di là dietro? Please follow him. Seguitelo. He has a beautiful word for you. Put your hands ha una parola bellissima per voi. Seguitelo. Vada lui, ci dai un messaggio. Put your hands together for them. Un applauso a loro. Wow. A better clap of friend to the Lord. Un applauso migliore al Signore. Amen. Let's welcome Elder Daniel as he diamo give us benvenuto all'anziano Daniel mentre ci dà gli annunci. Amen. 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 We thank un applauso alla nostra nuova interprete. Amen. Amen. We thank God for today. Ringraziamo Dio per oggi. For his word. Per la sua parola. Amen. Let's listen to the weekly announcement. Ascoltiamo gli annunci. For we know Monday, Tuesday and Wednesday in the morning. Come sappiamo già lunedì, martedì e mercoledì del mattino. From 4:30 a.m. to 5:30 a.m. Dalle 4:30 alle 5:30. We have a morning prayer section. Abbiamo delle preghiere mattutine. That we encourage all of us to participate. Incoraggiamo tutti noi che partecipiamo. And we do it on Zoom. E lo facciamo su Zoom. And this is the Zoom account. Qua c'è l'account di Zoom. If you activate it and you dial this number, you will be connected to join us to pray. Quando entrate mettete il codice e la password. Amen. Tuesday. Martedì. In the evening from 8:30 to 9:30. Dalle 8 e mezza alle 9 di sera. We have a home Bible studies. Abbiamo studi bibliche. On Zoom. Su Zoom. The same account. Lo stesso account. We encourage all of you to participate. Incoraggiamo tutti voi di entrare. It is where we study the word. È dove studiamo la parola. Something that
our bishop will say here and you don't understand, there you can ask questions and the teachers will explain everything to you. Qualcosa che il nostro bishop dice qua, se non capisci, puoi chiedere domande quel giorno e puoi capire meglio. Amen. On Wednesdays, mercoledì, we have another section. Abbiamo un'altra sessione. On Zoom, where we connect to our church in Kenya. Su Zoom, dove connettiamo alla nostra chiesa in Kenya. From 8:30 to 9:30. Dalle 8:30 alle 9:30. You can also connect and you follow it. Anche tu puoi connetterti e seguire. Amen. Then Friday, e poi we have the evening prayer section. Dalle 8:30 alle 10. We have a prayer section. That one we come here. Quello veniamo qua in chiesa. Every Friday in the evening. The ogni prayer section di sera. It's not on Zoom. Non è su Zoom. We come here to pray in the church. Veniamo qua per pregare. Amen. Nella chiesa. And Saturday in the morning is open for evangelism. I sabati di mattino è aperto per evangelizzazione. We encourage everyone to go out and share the good news with others who are not yet saved. Incoraggiamo tutti di uscire e dire la buona parola agli altri. Amen. Amen. And in the evening, the choristers meet here to rehearse. I cantanti vengono qua. From 6 p.m. to 8 p.m. Per le prove dalle 6 alle 8. Amen. And to the choristers, the teacher of your group is urging all of you to be present this coming Saturday for a very short discussion. So this Saturday, all the choristers, you are supposed to be present. If you have... Okay, and Bishop says after service, you wait for him as he speaks to you. But the Saturday's meeting too is with Elder James. It is also coming on. Amen. Dopo la chiesa tutti i cantanti devono fermarsi per un incontro e poi sabato che viene dovete tutti venire. Amen. And the church is also asking every member to go to our website and share our services with the others on Facebook and YouTube, then others too can get access to watch our church service. E la chiesa sta chiedendo a tutti i membri di andare sul nostro sito e condividere le nostre parole su Facebook, WhatsApp, Instagram e tutti i social media. Latter Glory is in Facebook and the name is Latter Glory Piacenza. Latter Glory su Facebook e si chiama Latter Glory Piacenza. You go and you add it as a friend. Vai su Facebook e aggiungilo come amico. So that when church service is going on, così che quando le servizi della chiesa vanno avanti. Where are the mothers? Amen. It's very important we, the members, we follow our service and let's share so that it can reach all the world everywhere. Everybody can get access to watch it. È molto importante che noi, i membri della chiesa, condividiamo i nostri social media. It is very important and it's a way of doing evangelism.
È molto importante ed è un modo di fare evangelizzazione. Because where your feet cannot reach the internet, the Facebook, the YouTube and the Instagram, where you share, it can reach there. Amen. Perché dove i tuoi piedi non possono arrivare, l'internet può arrivare là. We thank you and we bless you. I have a wonderful Sunday. If there is anything, our bishop will add to it. Amen. Amen. Okay. Please, let's stand and receive the blessings of God. You are blessed already. Please, let's lift our hands unto the Lord. Psalm 90, verse 17. Salmi 90, versetto 17. Let it be your prayer, as we say in English and Italiano. Prima lo diciamo in inglese, in italiano. Ready? Go. Let the beauty of the Lord, our God, rest upon us and establish the work of our hands of us. Yes, establish the work of our hands in Jesus' name. Amen. In Italiano, ready, go. Cara grazia. Nostro Dio sia sopra di noi e rendi stabile l'opera delle nostre mani. Sì, l'opera delle nostre mani. Rendi stabile. The Lord bless you. Dio vi benedica. May the words that you have spoken, che la parola che avete detto, be manifest, sia manifestato in your life, nelle vostre vite, upon your family, sulla tua famiglia, until Christ come for us, fino quando Cristo arriverà per noi, in Jesus' name, nel nome di Gesù. Amen. Amen. The grace in fellowship, che la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio, buona fratellanza dello Spirito Santo, siano con noi, da ora e per sempre. Amen. Buona giornata.